Allora, buonasera a tutte e tutti e grazie per esservi collegate e collegati a questa nostra diretta. Questa sera eh, parleremo di Covid e soprattutto entreremo nel merito di quella che è eh, la commissione d'inchiesta, l'inchiesta parlamentare, che è stata proposta nel maggio 2020, che aveva la finalità di indagare sulle cause eh, della, della pandemia Covid-19. E, e sulle misure adottate, sulla qualità delle misure adottate dagli stati per uh, far sì che la pandemia, che l'epidemia non si sviluppasse eh, in tutto il resto del mondo e non avesse, diciamo, la gravità che poi ha avuto. Poi succede che l'8 luglio del 2021, il giorno stesso della prima udienza del, del procedimento civile al Tribunale di Roma. Chiesto dalle, vittime, dalle famiglie delle vittime, eh, delle vittime del Covid, alcuni parlamentari bergamaschi e bresciani legati sia al centro-destra che al centro-sinistra, e poi entriamo nel merito, hanno provato a depotenziare questa, questa commissione d'inchiesta, proponendo degli emendamenti che limitano l'indagine sia a livello temporale e sia a livello geografico, cioè pretendono attraverso questi emendamenti che questa indagine venga svolta unicamente riferendosi ai momenti in cui l'Italia non era ancora nell'emergenza e limitandola di fatto ai fatti accaduti in Cina. Ci si chiede nell'interesse di chi vengono proposti questi emendamenti, di sicuro non nell'interesse delle persone che sono morte, che hanno avuto dei familiari morti e che hanno vissuto quella che soprattutto in Lombardia... È stata una delle peggiori pandemie eh, che ci possiamo ricordare. Eh, questa sera entreremo nel merito di questi temi, ne parleremo con l'avvocato Consuelo Locati, del team legale e delle, dei familiari delle vittime del Covid, con Vittorio Violetto, di Medicina Democratica. Buonasera. E con Paolo Ferrero, vicepresidente del Partito della Sinistra Europea. Io ringrazio ancora tutte e tutti per la vostra presenza e do la parola per aprire questa serata all'avvocato Consuelo Locati. Consuelo quando vuoi, a te la parola. Eh, grazie, grazie per questo invito che ritengo veramente fondamentale per far capire quello che sta succedendo e perché insomma la petizione che abbiamo lanciato interessa a tutti i cittadini italiani. Allora io eh, a aprile maggio dell'anno scorso eh, ho costituito un team legale che ehm, per rispondere diciamo così, a una richiesta che veniva avanzata eh, all'inizio solo dai familiari delle vittime bergamasche, bresciane e poi lombarde poi in realtà adesso è estesa ai familiari delle vittime di tutta Italia eh, perché? Perché tutti cercavano di capire cosa effettivamente era successo, soprattutto nella prima fase pandemica, perché era chiaro a tutti che eh, qualcosa non aveva funzionato. Eh, da questa richiesta, mh, alla fine, noi abbiamo iniziato a fare un'opera di ricerca insieme anche. A Robert Lingard, che insomma, è responsabile della comunicazione adesso dei familiari delle vittime, ma un grande supporto e un grande ricercatore di documenti anche segretati che vorrebbero far rimanere segretati, e eh, da lì abbiamo iniziato a fare una ricostruzione di fatto abbastanza sistematica di tutto quello che è, eh, non è stato fatto o è stato fatto in maniera erronea o addirittura è stato fatto in violazione di normative nazionali e internazionali rispetto alla tutela del diritto alla vita, alla salute e alla vita dei cittadini. Abbiamo depositato, come, ehm, abbiamo depositato centinaia di esposti alla Procura di Bergamo, che aveva già nel frattempo iniziato a eh, effettuare insomma un'indagine Proprio sui fatti, in particolare della Bergamasca, no? a partire dalla, dalla mancata chiusura definitiva dell'ospedale di Alzano, la mancata istituzione della zona rossa e poi anche attraverso il contributo nostro, contributo anche di Report, hanno ampliato il filone dell'indagine fino a coinvolgere anche eh, interrogatori, interrogatori, no, insomma, eh, audizioni a sommarie informazioni di, del Ministro della Salute, dei vari tecnici eh, della Direzione Generale di Prevenzione, dei vari di, della, del Ministero della Salute, oltre che di altri di Casteri. Eh, abbiamo poi a dicembre del 2020 ritenuto che ci fossero gli estremi per poter eh, radicare una causa civile eh, nei confronti del Ministero della Salute, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Regione Lombardia per responsabilità istituzionali, anche qui sempre per violazioni di legge, omissioni e violazioni anche di normative, di, di, di normative internazionali, chiedendo Uh, un risarcimento, che è il cosiddetto risarcimento del danno parentale, ovvero sia eh, risarcimento del danno conseguente alla lesione del vincolo familiare e cioè eh, conseguente poi alla morte che riteniamo sia stata eh, diretta o indiretta conseguenza di quello che non è stato fatto. Eh, da, da, dagli organi istituzionali deputati invece a tutelare la vita delle persone. Eh, la causa si è radicata, a giugno abbiamo depositato un atto di intervento per altre diverse centinaia di familiari delle vittime e adesso a novembre eh, ne depositeremo un altro perché le richieste eh, sono aumentate nel frattempo. Eh, su cosa si fonda tutto questo? E poi mi leggo ovviamente alla eh, petizione che i familiari delle vittime attraverso Robert hanno lanciato. Si, eh, si fonda sul fatto che in Italia si è giocato, purtroppo, eh, diciamo sulla pelle delle persone, a tenere nascosto quello che era in realtà eh, un dramma che... Ehm, si era già consapevolizzato nel, nelle istituzioni almeno a partire da fine gennaio, inizio febbraio del 2020. Eh, da quella data, da quel mese, eh, il Ministero della Salute e le regioni erano perfettamente a conoscenza che quello che stava eh, arrivando, anzi, probabilmente era già in Italia, era. Eh, quello che si poteva assimilare a un virus come la peste. Eh, mentre ai cittadini eh, continua, continuamente venivano fornite informazioni distorte, false, evidentemente tese a rassicurare la popolazione dicendo che era molto semplicemente poco più di una banale influenza e non era così letale eh, addirittura nelle conseguenze, quindi non era una cosa che aveva conseguenze letali di una rilevante eh, entità. Peccato che nella prima fase pandemica eh, siano morte almeno 35.000 persone. Questo è. Dopo, eh, dopo, dopo questo, insomma, a partire da questo, noi abbiamo eh, approfondito eh, tutto quello che potevano essere eh, gli atti istituzionali, siamo riusciti a recuperare, insomma, il rapporto di Francesco Zambon pubblicato sul sito dell'OMS il 13 maggio del 2020 e fatto togliere nell'arco di 24 ore da cui risultava che l'Italia avesse avuto un solo piano pandemico vigente all'epoca della pandemia e che risaliva al 2006, per cui era scusate, un piano pandemico nazionale totalmente inadeguato. Questi documenti sono stati depositati in procura e da lì sono scaturite tutta una serie di indagini proprio dalla procura di Bergamo approfondite che hanno poi portato a ulteriori coinvolgimenti anche dell'OMS. Ma il problema è stato che per avere tutti i documenti di cui ormai i cittadini italiani sono a conoscenza a partire dai verbali di questa task force che era stata costituita presso il Ministero della Salute a gennaio del 2020, eh, a partire poi dai verbali del Comitato Tecnico-Scientifico di cui tutti hanno sentito parlare, a partire poi da questo piano segreto per far fronte a un'emergenza Covid redatto a febbraio del 2020 e eh, Tutta un'altra serie di documenti eh, che tra l'altro sono già stati tutti depositati sia in Procura Bergamo che al Tribunale Civile di Roma. Ecco, per fare tutto questo, per ottenere tutto questo, noi eh, abbiamo dovuto lottare contro un sistema omertoso che eh, ha eh, portato anche a ricorsi. Eh, davanti ai tribunali amministrativi, ricorse ai consigli di Stato per obbligare a rendere pubblici eh, a tutti i cittadini atti che riguardavano la loro salute, la loro vita e che in realtà naturalmente avrebbero dovuto essere fruibili eh, a tutti gli italiani. Eh, questo perché si collega con la petizione che noi abbiamo lanciato. Eh, sulla commissione d'inchiesta. Perché? Perché, come in quasi tutti i paesi che si possono definire civili, ma penso anche al Brasile dove c'è stata la strage, eh, anche lì sono costituite, sono state istituite delle commissioni d'inchiesta all'interno ovviamente dei vari governi, per capire. Come è stata gestita la pandemia? Quali atti sono stati fatti o non sono stati fatti? I motivi per cui sono stati commessi o non commessi alcuni atti? Gli errori eventuali che sono stati fatti? Questo perché? Perché dagli errori si impara e, e si impara soprattutto in vista delle prossime pandemie. Perché ricordiamoci che eh, tutti gli organi. Sanitari internazionali, a partire anche dall'OMS, ha sempre avvisato tutti gli stati che una pandemia si sarebbe verificata. Non si sapeva quando, seppure i cicli pandemici vanno tra, dieci, tra i 5 e i 10 anni, però si sarebbe di certo verificata. L'Italia ovviamente non ha nemmeno tenuto conto eh, perché noi come ci è stato detto a febbraio del 2020, saremmo stati preparati assolutamente al 2000% ad affrontare un evento pandemico eh, e quindi noi abbiamo subito la strage più alta di tutto il mondo, non solo in Europa ma in tutto il mondo, perché l'Italia è al primo posto in percentuale, come decessi in, in rapporto in percentuale con gli abitanti e con i contagi. La eh, mancanza di trasparenza, la mancanza di volontà di rendere pubblici atti che sono eh, nel diritto degli italiani conoscere, eh, si collega direttamente con quello che è eh, il fine di una commissione d'inchiesta, la, la cui istituzione era stata chiesta a maggio del 2020, eh, diciamo era stata eh, accolta la richiesta di istituzione. Eh, il fine originario era quello di eh, verificare come era stata gestita la pandemia in Italia, con eventuali errori anche eh, commessi nella gestione pandemica, proprio al fine di imparare dagli errori per non commetterli più, e non aveva un limite temporale. L'8 luglio del 2021, come se fosse stata scelta questa data per dare uno schiaffo in faccia ai familiari delle vittime che sono in causa eh, al Tribunale Civile di Roma, proprio perché vogliono conoscere, sapere eh, che, perché hanno, so, siano, siano morte 130.000 persone. Eh, per colpa di chi di fatto eh, sono morte? Per quello che non è stato fatto, che è stato fatto in maniera erronea. Ecco, proprio quel giorno lì, eh, tre parlamentari, uno bresciano, eh, due bergamaschi. Mi piace ricordare i nomi soprattutto dei parlamentari bergamaschi perché io sono di Bergamo eh, e la strage eh, nella Bergamasca in particolare è stata devastante. Quindi Ribolla e Carnevali, PD, eh, Ribolla Lega, Carnevali PD, hanno presentato e sono stati approvati due emendamenti a questo oggetto della commissione d'inchiesta parlamentare. Questi due emendamenti hanno la finalità di ridurre la commissione d'inchiesta parlamentare ad una farsa, perché? Perché hanno chiesto e ottenuto fino ad adesso che eh, la commissione indaghi, evidentemente solo in Cina, perché fa riferimento a paesi da cui ha avuto origine il Covid l'indagine e solo fino al 30 gennaio 2020, cioè addirittura prima della dichiarazione dello stato di emergenza. Questo perché? Perché evidentemente, evidentemente, in questo modo non si vanno ad affrontare tematiche con, che, che sono connesse con le responsabilità istituzionali nella gestione pandemica successiva al 30 di gennaio 2020. La petizione che è stata lanciata è una petizione che ha questa finalità, cioè fare in modo che l'oggetto della commissione parlamentare, l'inchiesta parlamentare torni ad essere quello originale e cioè torni ad avere come oggetto un'indagine sulla gestione globale pandemica senza limiti temporali e senza limiti geografici. Questo perché? Perché nei prossimi giorni, tra il 20 e il 22 di ottobre, è stata messa in calendario la discussione rispetto a un controemendamento presentato da Fratelli d'Italia. Che è teso proprio a cercare di annullare queste due limitazioni che erano state proposte l'8 luglio del 2021. E noi assolutamente vogliamo. Che arrivi in Parlamento forte la voce che i cittadini non sono più disposti a farsi prendere in giro da, da scelte politiche che riducono il tutto ad una farsa. Perché ricordiamoci che i cittadini, soprattutto i familiari delle vittime che hanno subito una strage, un lutto, che non hanno ancora elaborato e che probabilmente non elaboreranno mai, hanno diritto ad essere rispettati e soprattutto il diritto ad essere rispettati eh, eh, va riconosciuto alle vittime, a quei corpi accatastati a cui è stata negata la dignità anche della sepoltura. Ripeto questa frase perché è una di quelle frasi che... Eh, nelle, nel, nelle chat di fatto eh, che erano intercorse tra Brusaferro Salvi, che è rappresentante insomma italiano presso l'OMS, e ehm, Guerra, a cui aveva partecipato anche il capo di gabinetto di Zaccardi, ecco eh, a latere, eh, in, quando commentavano di fatto questo rapporto di Zambon che poi era stato ritirato, sostenevano che queste frasi erano troppo di impatto e comunque non avrebbero dato una bella immagine dell'Italia. Ecco, noi dobbiamo ricordare questo, il tentativo di non far emergere le responsabilità che ci sono e sono documentali perché noi abbiamo provato attraverso i documenti le abbiamo depositate in tribunale anche a Roma le responsabilità istituzionali. Questo eh, senza nemmeno cons senza considerare che un ultimo documento che era stato recapitato presso il mio studio in forma anonima, eh, credo un paio di mesi fa, era eh, costituito da una cartella clinica di un signore cinese residente nel territorio bergamasco che il 26 di gennaio del 2020 era stato ricoverato all'ospedale di Seriate, in provincia di Bergamo, e che uh, aveva un quadro clinico uh, che, uh, talmente, che era dubbio, uh, nel senso che avrebbe dovuto essere sottoposto a tampone, quindi per verificare se fosse, stato, se fosse un infetto COVID. Il 26 di gennaio questo signore, e neanche nei giorni successivi, viene sottoposto a tampone. Pare poi che sia stato dimesso, senza che venisse verificato se questo signore davvero aveva già il covid. E questo è un fatto molto grave, perché questo signore, eh, rimandato a casa, potenzialmente avrebbe potuto infettare la sua famiglia. Eventualmente, eh, i suoi colleghi di lavoro e comunque un territorio, eh, per quanto grande o piccolo che fosse, il rischio comunque c'era. Eh, questo eh, fatto della cartella clinica è importante perché si inserisce nell'ambito eh, di un discorso che riguardava. Con le due famose circolari del Ministero della Salute del 22 e del 27 gennaio 2020. Il 22 gennaio 2020 era stata emanata una circolare che prevedeva proprio che si dovessero sottoporre a tampone tutti i casi sospetti COVID, a, partire a, a prescindere dal fatto che fossero stati in Cina, che avessero avuto contatti in Cina, quindi a prescindere anche dalla storia di viaggio e dal luogo di residenza. Il 27 di gennaio questa circolare viene cambiata e viene ridotta la casistica di persone da sottoporre a tampone, eh, dicendo il ministero devono essere sottoposte a tampone solo le persone che hanno avuto a che fare con persone cinesi che avevano, provenivano, insomma, nei 14 giorni precedenti avevano fatto viaggi nella, nella, nella città di Wuhan, nella, nella regione insomma, cinese colpita dalla pandemia. E, e basta. Eh, questo è un fatto grave perché? perché, riducendo la possibilità di individuazione dei casi, il virus eh, ha dilagato indisturbato in tutto il territorio, poi senza nessun tipo di controllo, senza ovviamente nessun tracciamento, causando poi la strage che c'è stata. Complici anche poi eh, le campagne, Milano sui navigli, gli aperitivi sui navigli e Bergamo non si ferma. Tra questi due circolari c'è un evento eh, che anche questo è stato negato per molto tempo, eh, ma che noi eh, poi documentalmente invece abbiamo provato. Il 25 di gennaio, e eh, uno spot insomma in presa diretta va già dato anche insomma, eh, un po' questa notizia: c'era stata questa riunione. Eh, tra il Ministero della Salute e i rappresentanti delle regioni. E da quello che abbiamo appreso anche in questo servizio di presa diretta, che verrà approfondito e eh, sarà molto più ampio il 23 di ottobre prossimo, ecco, in questa riunione le regioni avevano chiesto proprio di ridurre la, 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 il raggio di, ehm, eh, di applicazione ecco, dei tamponi. Quindi di ridurre l'ambito di tamponamento delle persone perché le regioni non avevano né tamponi né laboratori che potessero processare i tamponi. Quindi eh, anche, anche per queste ragioni eh, una commissione d'inchiesta si, eh, eh, si impone perché tutto questo eh, ha comportato... Che il virus si è diffuso eh, a partire dalla Bergamasca e poi evidentemente in tutta Italia, causando 130.000 morti e solo nella prima fase pandemica circa 35-40.000. Ma poi la mancanza di controlli, la mancanza di tracciamento, la mancanza di tamponamento eh, ha fatto in modo che il virus dalla Lombardia e dall'Italia probabilmente venisse esportato in tutta Europa, con le conseguenze che alla fine conosciamo tutti. No? Quindi l'Italia ha, ha ragione, può ben essere considerata l'outbreak del virus in Europa, e cioè il paese da cui ha avuto origine in Europa la diffusione di questo virus. Allora, tornando alla petizione, noi vogliamo che questa commissione d'inchiesta torni a indagare su tutti i fatti eh, che hanno eh, riguardato la gestione pandemica da parte delle istituzioni in Italia e non solo fino al 30 di gennaio, ma per tutto, la, tutto il periodo di gestione della pandemia, perché questo è necessario, uno, per capire gli errori e non ripeterli più, due, per dare giuste, legittime spiegazioni di quello che è successo a tutti i cittadini in particolare ai familiari delle vittime. Per cui vi invito a firmare. Questa petizione, perché il 22 tra il 20 e il 22 di ottobre, questa petizione verrà sottoposta a un altro esame attraverso questo controemendamento che vuole abrogare i limiti che sono stati chiesti dai parlamentari PD e Lega, Bergamaschi e Bresciani e che sono stati poi approvati nella seduta dell'8 luglio e che hanno reso la commissione d'inchiesta una farsa. È il diritto e nel diritto di tutti i cittadini, con la verità di quello che è successo e soprattutto le nostre istituzioni devono assumersi la responsabilità di quello che è successo finalmente devono far emergere le responsabilità che hanno devono assumersene eh, le conseguenze e devono assumersi le conseguenze delle proprie azioni rispondendo a ai cittadini direttamente di quello che hanno fatto, che non hanno fatto. Grazie. Grazie, Consuelo. Grazie, soprattutto, per la chiarezza nell'esposizione. Diamo ora la parola a Vittorio Agnoletto. Vittorio, quando vuoi, sei online. Buonasera a tutti e a tutti. Grazie di questo invito e di questa opportunità. Credo che molte cose le abbia già eh, spiegate, illustrate con dovizia di particolari eh, l'avvocato Consuelo. Io mi limito a qualche altra osservazione. Beh, innanzitutto eh, non, eh, la richiesta di una commissione d'inchiesta parlamentare non è una cosa incredibile e straordinaria. Eh, si è appena concluso il lavoro di una commissione d'inchiesta in eh, Gran Bretagna che tra l'altro si è conclusa con un documento molto duro relativamente al governo rispetto alla gestione della prima parte della pandemia, con delle accuse. Allora, questo significa che le commissioni d'inchiesta anche nei paesi occidentali sono possibili, ovviamente se c'è la volontà politica. Ora, come mai questa commissione d'inchiesta... Viene bloccata perché nei fatti, è come non farla? No, mi pare che eh, i due l'emendamento è approvato. Dica in sostanza, potete indagare per capire chi è responsabile della caccia del virus. Alla fine, è questo è un tentativo, per l'ennesima volta, di andare a portare un attacco alla Cina. Aggiungo che la questione poi non è così semplice, eh, perché voi sapete che ultimamente pare assodato che la sequenza del virus che si è sviluppato in Italia alla fine di febbraio sia molto più simile alla sequenza del virus trovato prima in Germania piuttosto che a quello cinese ma non è questo il punto fondamentale il punto fondamentale è che non vogliono andare a discutere del ruolo svolto dal governo del ruolo svolto dalla regione Lombardia e dalle istituzioni in generale ma c'è qualcosa che ci può aiutare a capire perché siamo in questa situazione. Ed è molto semplice. La mancata istituzione della zona rossa in provincia di Bergamo. Scelta, la mancata scelta di istituire la zona rossa, ha fatto sì che l'Italia regalasse a tutto il continente europeo il più grande focolaio. Di coronavirus ora come ho documentato ampiamente nel libro senza respiro questa scelta di istituire la zona rossa la dovevano e la potevano fare ognuno per conto suo in assoluta e totale autonomia tanto il governo allora era il governo conte e tanto lo poteva fare la Regione Lombardia. Ambe due potevano assumersi questa responsabilità. Nessuno dei due ha compiuto questa scelta. Sappiamo benissimo i motivi, le pressioni di Confindustria e via dicendo. Io credo che in questa vicenda stia il punto fondamentale, e cioè di due istituzioni che tenderanno anche nei prossimi mesi a coprirsi a vicenda, perché qualora a un certo punto si è portato sulla, eh, in tribunale sul banco degli imputati Fontana insieme a Gallera, il minuto dopo finiranno sul banco degli imputati Conte e Speranza, perché non hanno istituito la zona rossa. Allora, se eh, notiamo quello che è venuto nei mesi seguenti, c'è stata una grande attenzione da parte di queste istituzioni a non scontrarsi nel merito e non a rinfacciarsi le reciproche responsabilità. E guardate che non parlo solo della situazione attuale che con questo tipo di governo tutte queste forze politiche sono insieme e quindi uno può dire vabbè, stanno nello stesso governo. Faccio un altro esempio, a mio parere estremamente importante. Immagino che eh, alcune, almeno delle persone che ci ascoltano, sappiano... Che la Regione Lombardia ha una legge sanitaria, cioè una legge che gestisce il servizio sanitario regionale, che si chiama legge 23, approvata nell'agosto del 2015 dalla Giunta Maroni. Questa eh, eh, legge non corrispondeva, non rispettava esattamente i criteri della legge nazionale. Quindi il governo di allora ha detto: Va bene, utilizzate questa legge per cinque anni. In via sperimentale, tra cinque anni il governo dirà se questa legge rispetta i criteri nazionali oppure no. Beh, sono passati cinque anni. Come è stata gestita la pandemia l'abbiamo visto tutti: è assolutamente ovvio che la legge regionale sulla sanità lombarda non rispecchia i criteri della legge nazionale. Per esempio, in Lombardia noi non abbiamo le case della salute, per esempio, in Lombardia non abbiamo i distretti sanitari. Per esempio in Lombardia i servizi di medicina preventiva esistono solo sulla carta. Bene, io ho letto il documento Genias, che è l'agenzia che lavora per il Ministero della Sanità, cioè è un organo tecnico ma che politicamente risponde al Ministero della Sanità la relazione che ha mandato la Regione Lombardia. Gli ha semplicemente detto di rafforzare un po' i servizi territoriali. Non c'è una parola sul problema più grande che abbiamo avuto c'è cioè la privatizzazione di gran parte del servizio sanitario regionale che ha fatto sì che tutte le, le strutture sanitarie convenzionate per due settimane circa non sono minimamente intervenute nella lotta contro il coronavirus e nonostante il 40% della spesa sanitaria corrente regionale finisca le strutture sanitarie private, quelle convenzionate però. Ecco. Allora, in questo Contesto in questa situazione, nulla, neanche un'osservazione, non un'osservazione sul tentativo che la Regione Lombardia ha fatto di istituire il gestore per i malati cronici, cioè di invitare 3 milioni di malati cronici a affidare la loro salute attraverso un contratto di natura privata a un gestore. Niente di tutto questo viene rinfacciata alla Regione Lombardia. Quindi il documento nazionale è un documento che fa sì che la Morati, nuova assessora alla sanità, farà qualche modifica di facciata e tutto va avanti come prima. Ma c'è un'altra cosa, ancora più importante, che credo che molti di voi si ricorderanno. Vi ricordate quando un anno fa abbiamo raccolto 100.000 firme, 100.000, non 1000, 100.000 firme per chiedere il commissariamento della sanità lombarda. L'abbiamo fatto insieme a dei costituzionalisti, abbiamo fornito tutti gli strumenti necessari perché il governo, in base alla Costituzione, si muovesse in questa direzione. Non solo non è accaduto nulla, non abbiamo avuto neanche una risposta dal ministro della sanità, al quale è stata consegnata... Tutta la documentazione, le firme con tutti gli altri documenti necessari, neanche una risposta, guarderò la documentazione, assolutamente, come se non fosse accaduto nulla. Quindi è evidente che chi ha svolte, chi svolge ruoli istituzionali nella gestione di questa pandemia, ritiene di avere molte cose da nascondere, sulle quali è meglio che non si svolga. Per andare a capire quello che è accaduto e siccome ad avere queste preoccupazioni sono in tanti di colori diversi, la mia impressione è si, che si coprano a vicenda. D'altra parte, non lo sapevo. L'avvocato ha fatto i nomi, ha spiegato le appartenenze dei due parlamentari che hanno avanzato eh, la proposta di ridurre il campo d'azione della commissione d'inchiesta e mi pare che che corrispondono appunto a chi gestiva in quel momento il governo e chi gestiva in quel momento la regione Lombardia. Alcune delle cose che sono state dette sono molto importanti anche da un punto di vista sanitario. Facciamo un esempio. È ormai acclarato che già nel mese di dicembre il virus circolasse per l'Italia, in particolare in Lombardia, e ci sono diversi colleghi che hanno documentato come nella zona di Codogno, come nella zona del Bergamasco, a eh, no, fine novembre e dicembre del 2019 si sono manifestate diverse polmoniti interstiziali, che è il quadro prevalente della prima fase della pandemia. Allora, beh, risulta che questi medici avranno segnalato questa comparsa inusuale di tale patologia. Dov'è il sistema di allerta della regione Lombardia? Sistema previsto per tutte le regioni, che avrebbe potuto immediatamente scattare, individuare queste polmonite, tenerle sotto osservazione e poi quando a gennaio è stato disponibile il tampone, fare immediatamente il tampone per sapere se ci trovavamo di fronte al coronavirus. Guardate che in una corsa nella quale siamo ancora impegnati contro il virus, eh, guadagnare un mese, un mese e mezzo vuol dire tanto in termini di possibilità di salvare delle vite. Nulla è stato fatto, ma non è venuto anche in mente dopo di dire: Va bene, adesso sappiamo tutto, andiamo a vedere se quelli erano polmoniti da COVID, andiamo a individuare i sopravvissuti, facciamo un test sierologico, vediamo. Se hanno gli anticorpi, quindi se sono stati infettati. Allora, silenzio, buio su tutto questo. Oppure, riferendoci al governo, tocco un argomento di cui poco si è discusso. Io l'ho portato in trasmissione a 37.2. Abbiamo cercato di sviluppare un'indagine insieme a un giornalista indipendente, Antonio Mazzeo. E qualcosa abbiamo trovato. E cioè, sarebbe interessante sapere dal governo. Come mai, mentre in Italia mancavano i tamponi, mancavano i reagenti, da Aviano partivano aerei militari e poi da porti partivano delle navi pieni di materiale sanitario inerente al virus destinato agli Stati Uniti e risulterebbe dalle inchieste fatte da questo eh, giornalista in modo indipendente che di questo fosse anche al corrente il governo statunitense, non che fosse un accordo tra aziende puramente private. Allora, come mai su questo non c'è stata una sorveglianza da parte del governo? Come mai nel momento in cui ci mancavano degli strumenti essenziali Permetteva che questi strumenti, o che parte di questi, poi è tutto da acclarare, da verificare, fossero posti su aerei e su navi che li trasportavano dall'altra parte dell'Oceano Atlantico. Cito questa questione perché credo che le vicende da chiarire sull'operato delle nostre istituzioni siano veramente tante. Ecco, è chiaro che non c'è la volontà politica. Devo però anche dire che, anche qualora ci fosse una commissione d'inchiesta con la possibilità di analizzare a 360 gradi tutto quello che è accaduto dalla comparsa del Covid, del coronavirus, fino adesso, io non avrei grandi speranze perché sanno tutti che il sistema politico tende a per definizione ad autassolversi e immaginiamo soprattutto cosa può accadere dentro l'attuale quadro politico dove ovviamente una parte tende a coprire l'altra. Io mi auguro che quello che non farà comunque una commissione di inchiesta parlamentare, dopodiché è assolutamente giusto chiederla e dobbiamo ottenerla, mi auguro che una parte di questo lavoro lo facciano i magistrati. Quelli di Bergamo, anche quelli di Milano ai quali ho consegnato il mio libro, e mi sono permesso di dare alcune indicazioni su dove, a mio parere, andare a svolgere anche alcune eh, indagini. Ecco, io mi penso e mi auguro che i magistrati vadano a individuare delle responsabilità eh, precise. È già stato ricordato anche l'appello. Incredibile, dannosissimo, dei sindaci di Milano e di Bergamo di riaprire tutto. E, e legata degli spot che invitavano i cittadini no? uh, Milano corre, no? ecco, a Milano a correre, a uscire. Ecco, ecco. Beh, anche queste sono responsabilità gravi, anche queste hanno prodotto un aumento della diffusione del virus e delle infezioni che si potevano evitare. Ma poi andando avanti nel tempo ce ne sono tanti di episodi. Eh, com'è possibile che a novembre del 2020 si vada in televisione a dire che nel giro di pochi mesi avremo un vaccino e arriveremo velocemente all'immunità eh, di gregge? Quando si sapeva che l'immunità di gregge con questo tipo di vaccini che intervengono a bloccare l'evoluzione dall'infezione alla malattia conclamata e che hanno un'efficacia Decisamente minore nel bloccare la trasmissione del virus, non si poteva arrivare all'immunità di gregge perché sono state date informazioni non precise. Che conseguenze hanno comportato questo rispetto ai comportamenti della, della popolazione? Servirebbe veramente una commissione d'inchiesta ad ampio spettro, quindi credo che sia giusto raccoglie le firme, io ho firmato quella petizione, chiedo a tutti anche di firmare la petizione che vedete sul manifesto appeso dietro di me, noprofitonpandemic.eu slash it, cioè la richiesta che l'Unione Europea la smetta di appoggiare le politiche di Big Pharma, delle grandi aziende farmaceutiche nella difesa dei brevetti. Noi dobbiamo batterci perché il vaccino sia disponibile a tutti, in tutto il mondo, nel minor tempo possibile. Anche quando parliamo del vaccino, parliamo di un'alleanza con Big Pharma oggi portata avanti ormai unicamente da Unione Europea, da Svizzera e da Gran Bretagna. Per superare i brevetti ci vuole l'unanimità, quindi l'Unione Europea è decisiva nel bloccare la possibilità di superare i brevetti e di far arrivare a tutti i vaccini. Beh, ma l'Unione Europea si comporta così. Perché questa è l'indicazione che alla Commissione viene data dai nostri governi. Non è che si comporta così perché gli ho il primo che passa per la strada o perché la Presidente della Commissione si sveglia una mattina. Perché ha l'appoggio su questa linea dei governi europei e in prima fila su questa posizione abbiamo prima di tutto il governo tedesco, ma poi anche il governo italiano. Allora, alcuni di questi temi sono, costituiscono un elemento di grave responsabilità politica e di grave irresponsabilità, altre scelte forse hanno indietro anche invece delle responsabilità, si portano indietro anche delle responsabilità dal punto di vista legale. Ecco, una commissione d'inchiesta analizza tutto quanto, poi una parte di questo lavoro passa ai magistrati. Quindi, io eh, ringrazio eh, l'Avvocato Locati l'Avvocata Locatti, che ha sollevato questo problema, che ha lanciato questa eh, petizione e faremo di tutto, e anche con la trasmissione 37.2, settimana prossima, per cercare di porre al dibattito pubblico quanto sta accadendo proprio sulla vicenda degli emendamenti. Grazie anche a Vittorio per l'importante lavoro fatto su, su questi temi negli ultimi due anni in maniera assidua e altissima. Adesso diamo ancora velocemente la parola a Consuelo Locati per un inciso e poi Paolo Ferreira. Consuelo, ecco, quando... Grazie, eh, grazie, grazie mille. Mi ricollego anche a quello che ha detto Vittorio. No? Eh, vorrei semplicemente puntualizzare che eh, la responsabilità dell'Italia eh, è ancora più aggravata perché noi abbiamo eh, recuperato attraverso degli accessi agli atti dei documenti eh, delle CDC eh, che attestano che. Eh, 16 paesi su 17, il virus, i primi contagi, insomma, eh, riscontrati in questi paesi, eh, erano riferiti a persone che avevano avuto contatti diretti nei 14 giorni precedenti con cittadini italiani e, diciamo in particolare, lombardi, in un paio di casi addirittura, forse in un caso addirittura. Individuano direttamente Bergamo, probabilmente l'aeroporto di Orio. E questo deve essere collegato anche su quel, in, con un altro documento che è un verbale di una riunione del Comitato per la sicurezza nazionale, eh, sanitaria europea datata 24 di febbraio del 2020, do, eh, in cui si affermava che l'Italia in quel momento. Non effettuava alcuno screening in uscita dei cittadini dai propri territori. Ciò significa che già a febbraio e quindi a partire da gennaio, perché eh, ovviamente Facciamo riferimento anche all'inizio all no, ufficiale di questa pandemia in tutto il mondo no, con la comunicazione ufficiale dell'OMS della Cina del 5 di gennaio del 2020. Quindi eh, a partire da quella data tutti i cittadini italiani uscivano senza alcun controllo, senza alcun tamponamento, senza alcun tracciamento, portando il virus in tutta Europa. Questa è una grossa responsabilità delle istituzioni italiane perché ricordiamoci che la normativa internazionale, anche rispetto al regolamento sanitario internazionale e... Alla decisione del Parlamento europeo 1082 del 2013, oltre che dalle indicazioni di quella famosa riunione del 17 gennaio 2020, a cui l'Italia non aveva in. Eh, nella, alla Comunità Europea in cui a cui l'Italia non aveva partecipato perché si era dimenticata di guardare le mail di invito, ecco, anche in quella riunione si davano le indicazioni relative a eh, almeno ai primi approcci a questa pandemia che si stava che aveva iniziato già a diffondersi e una di queste indicazioni era il tamponamento, l'individuazione immediata anche attraverso eh, un tampone fatto agli asintomatici. Noi non controllavamo nessuno, né sintomatici né evidentemente asintomatici. Ecco, era solo una cosa, un, un ulteriore inciso che eh, ritengo giusto eh, fare dopo anche l'intervento di Vittorio, che ringrazio. Grazie mille, grazie. Firmate la petizione. Grazie. E allora io faccio un inciso all'inciso eh, dicendo che abbiamo fatto proprio un disastro, cioè il nostro governo, perché da un lato la circolare del 27 gennaio, micidiale, eh, che restringeva quelle precedenti, che diceva il tampone è fatto solo a chi torna dalla Cina o che è venuto in contatto con qualcuno della Cina. E poi quello che ha detto. E a testimonianza di questo porto una vicenda di cui ho saputo. Uh, Un'ora e mezza fa, perché ero a, in dialogo col console cubano a Milano per ringraziare i medici cubani dell'intervento fatto in Lombardia e in Piemonte, loro ci spiegavano appunto che a Cuba è arrivata attraverso un viaggiatore italiano, ce lo spiegavano con calma, senza nessuna caccia all'untore, ma è una conferma di quello che ha appena detto l'avvocato Consuelo. Credo che tocchi a me. Intanto, salve a tutti e a tutte, buona serata. E innanzitutto, grazie a Consuelo Locati, l'Avvocato Consuelo Locati, e grazie a Vittorio Agnoletto, perché eh, è una situazione paradossale: noi tutti i giorni abbiamo grandi litigi sulla questione del, del Covid, eh, Green Pass, non Green Pass e tutto il resto. Ma eh, non c'è quasi nessuno che si occupi eh, dell'origine della strage che c'è stata in Italia, perché in Italia c'è stata una strage. Eh, tutti sappiamo che se la Lombardia fosse uno Stato, eh, così come chiedeva Bossi, la Lega Nord e quant'altro, eh, lo, lo Stato della Lombardia sarebbe lo Stato al mondo con la maggior percentuale di morti eh, sulla popolazione. Perché in Lombardia c'è stata una strage, in particolare nella provincia di Bergamo, di cui, eh, diciamo così, eh, da cui partiamo stasera perché è, è il punto focale. Allora grazie a Vittorio e grazie a Consuelo. Perché se in questo anno e mezzo si è tenuta aperta l'attenzione, non solo sulle cose che fanno notizia giorno per giorno, ma sulle responsabilità del disastro che c'è stato e grazie a uomini e donne, eh, mi verrebbe da dire a compagni e compagne, che in questo anno volontariamente, senza, senza particolari retribuzioni, senza particolari incarichi, hanno seguito questa vicenda e hanno fatto sì che si costruisse una memoria di, del disastro che è successo. Perché se oggi voi andate in giro per un mercato e chiedete a, a qualcuno, dice ma cosa è successo in Italia in questo anno e mezzo? La sparizione, l'assenza, la diluizione della memoria è uno dei fenomeni più clamorosi a cui assistiamo. Eh, C'è il venir meno della comprensione di quello che è successo. Si vive il giorno per giorno, si vive l'attimo, si vive l'incazzatura o la ricerca del capo espiatorio quotidiano, ma non si ha l'idea di quello che è successo. E quindi grazie a Consuelo, grazie a Vittorio, perché sono stati due tra coloro che più di altri hanno, hanno lavorato a costruire. Paolo, ti abbiamo perso, prova a staccarti e attaccarti. Andiamo perso Paolo. Andiamo. Allora, mi sentite intanto? no? Eh, riprendendo uno dei discorsi e eh, degli interventi che ha fatto Paolo, eh, vorrei dire una cosa importante. E cioè, se la Lombardia, come chiedeva Bossi 20 anni, 25 anni fa, fosse una nazione indipendente, la Lombardia oggi sarebbe al secondo posto al mondo. Solo dopo il Perù come numero di decessi per Covid in relazione alla popolazione. Ora, il Perù ha un altro servizio sanitario molto diverso da quello eh, italiano e da quello lombardo. Ecco quindi è chiaro che, se con un servizio sanitario tipo quello lombardo siamo riusciti ad arrivare al secondo posto come numero di morti in relazione alla popolazione al mondo. Qualche responsabilità oltre all'azione del virus c'è. Qui mi fermo, è tornato Paolo Ferrero, ridiamo la parola a lui. No, vi chiedo scusa, le, le connessioni via internet anche in Lombardia sono problematiche. E, l, Vittorio ha già ripreso il concetto, no, non ci torno. La seconda cosa che volevo sottolineare è. è Qui in Italia, in Lombardia, a Bergamo, c'è stato il problema che non è stata fatta la zona rossa e, e su questo dovrebbe vertere la commissione d'inchiesta, eh, avendo uno spettro temporale sufficiente a capire quello che è successo. Eh, non ne vogliono parlare perché c'entrano tutti, c'entra il sindaco di Bergamo, PD, c'entra la regione Lombardia. Fratelli d'Italia, Lega Nord, Forza Italia, c'entra il governo nazionale che allora era 5 Stelle PD. E questo è il problema, che la larga parte di quelli che sono seduti in Parlamento hanno o sul versante locale o sul versante regionale o sul versante nazionale la responsabilità di quello che è successo. E quello che è successo è una cosa molto semplice. Che dietro la richiesta di confindustria di bergamo gli stessi che oggi chiedono il green pass per far lavorare la gente in fabbrica quelli stessi hanno chiesto che non si fermasse nulla e che le fabbriche continuassero a lavorare anche quando le fabbriche erano diventate un luogo di infezione di tutta la popolazione a bergamo nella bergamasca il fatto che le fabbriche siano andate avanti in modo irresponsabile, demente, col sindaco di Bergamo che faceva gli spot a favore dell'aprire tutto, con Confindustria di Bergamo che chiedeva di andare avanti in nome degli accordi e dei rapporti con l'industria internazionale, che quindi non si poteva dire che bisognava fermare 15 giorni, in nome di questo sono state uccise migliaia di persone questo è il problema e nessuno vuole la commissione inchiesta perché nessuno vuole che in italia si sappia che non è stato il destino cinico e baro ad ammazzare migliaia di persone ma le scelte irresponsabili in nome del profitto delle aziende bergamasche e non solo questo è, questo è il punto questo è il punto vero ed è una cosa che fa mh, vergognare eh, perché Almeno in Inghilterra hanno fatto. Il governo inglese ha fatto delle porcherie in mani, le continua a fare, ma almeno hanno accettato che ci fosse una commissione d'inchiesta. E c'è stata una commissione d'inchiesta che ha eh, sancito, ha detto, ha, ha individuato quali sono stati i problemi. Poi sarà la dialettica democratica: la gente può pensare che nonostante gli errori vadano comunque bene questi governanti, ma il fatto che in Italia, non si voglia permettere alla popolazione di sapere quello che è effettivamente accaduto, questo è l'aspetto veramente vergognoso. Eh, sembra di essere tornati alle bombe di Piazza Fontana nel 69, che erano le bombe degli anarchici e avanti così: per sapere effettivamente chi ha messo la bomba ci abbiamo messo decine di anni. E con l'Italia è sempre fatta così, che si copre la verità perché bisogna depistare. Una volta lo facevano i democristiani e i governi di destra, adesso lo fanno a reti unificate eh, l'unità nazionale da Fratelli d'Italia che governa la regione Lombardia e da piena responsabilità come gli altri fino al PD e 5 Stelle che stavano al governo nazionale. Allora, da questo punto di vista, noi abbiamo fatto anche stasera questa piccola, piccola trasmissione, perché è chiaro che di fronte alle corazzate del TG1, del TG2, del TG3, di, di rete 4, rete 5, noi non contiamo nulla, ma è per segnalare un problema e non lasciare sola la gente che sta continuando ad organizzarsi e a battersi perché sia fatta verità, perché sia fatta chiarezza su quello che è successo. È impressionante che si continui. Il problema non è solo un problema del passato, perché il problema continua tutt'oggi. È del tutto evidente noi siamo in una condizione in cui non solo non si fa la commissione d'inchiesta ma i vaccini vengono brevettati e eh, si dice ma perché non si può togliere il brevetto ai vaccini l'unione europea è fondamentale per non togliere il brevetto ai vaccini non è colpa di qualcun altro e il governo italiano che assieme agli altri eh, governi europei fa sì che non si tolga il brevetto ai vaccini, cioè si permetta alle multinazionali che hanno brevettato i frutti della ricerca, che sono in larga parte ricerca pubblica e finanziata dal pubblico, che questi producano profitti. Non è che è, è, non sono gli Stati Uniti che stanno tenendo fermo su questo principio barbarico, no? Che vengono i profitti privati per una ricerca in larghissima parte pubblica. No, sono la Svizzera e l'Unione Europea principalmente. E dentro l'Unione Europea il governo italiano. Allora il problema è che... Eh, e uno dice, no, ma magari Fratelli d'Italia è fuori dal governo, allora sarà d'accordo. No, in, in, in Parlamento Europeo Fratelli d'Italia ha votato contro il fatto che che ci fosse la, le, diciamo il levare il brevetto sui vaccini allora il problema è che non si fa la commissione d'inchiesta su che cosa è successo a Bergamo con la stessa logica con cui non si tolgono i brevetti sui vaccini e con cui si va avanti così eh, oggi è la giornata del Green Pass sui posti di lavoro ma a voi sembra normale che negli stessi posti di lavoro che con tassi di contagio molto più alti i padroni ti facevano lavorare eh, un anno fa, adesso gli stessi padroni ti chiedono il Green Pass nonostante il tasso sia calato brutalmente ci siano i vaccini. Allora è evidente che c'è qualcosa che non funziona. E noi la cosa che vorremmo proporre è che un percorso di coscienza di, di coscientizzazione delle persone. Avvenga non sulla base di che cosa dico io o di che cosa dice Vittorio Agnoletto o di qualcun altro, ma sulla base della ricostruzione di un principio di realtà, di che cosa è successo e di che cosa è necessario. Perché oggi noi assistiamo alle tifoserie sulla questione del Covid, tifoserie che non vanno da nessuna parte, anzi rischiano di andare in parte devastante. Io domani sarò a Roma alla manifestazione convocata dalle organizzazioni sindacali contro il fascismo, visto che i fascisti hanno devastato la sede della CGL qualche giorno fa. Quindi il problema non è di continuare con le tifoserie, il problema è di costruire dentro questa vicenda del Covid una maggiore consapevolezza di tutta la gente, del popolo. La prima cosa è che si sappia che cosa è successo. La seconda è che si possa discutere effettivamente degli elementi scientifici rispetto a quello che servono i vaccini, a quello che serve il distanziamento sociale, a quello che serve il tracciamento dei focolai di covid. Queste sono le cose fondamentali. E i vaccini non possono essere solo per qualcuno, devono essere per tutti, e quindi devono essere senza brevetto, perché l'immunità di gregge non si fa in un paese solo. L'immunità di gregge si fa se l'umanità è in grado di farla prima che arrivino delle varianti che rendano inutilizzabili i vaccini che abbiamo. E quindi c'è un problema sul Covid di smetterla, di farsi prendere in giro da quelli che vogliono fare i soldi sulla pandemia e da quelli che vogliono usare la pandemia per far casino e cercare di avere visibilità senza risolvere i problemi delle persone. E allora noi pensiamo... Che il problema fondamentale è di partire dalla realtà, che le persone, gli uomini e le donne, debbono sapere quello che è successo. E allora noi chiediamo, e per questo vi chiediamo di firmare la petizione, che si sappia quello che è successo in Italia, che si sappia quello che è successo in Lombardia, che si sappia quello che è successo a Bergamo, che cioè si sappia quello che è successo, in modo che la consapevolezza tolga questo elemento di misticismo, di magia, di complottismo e si ricomincia a discutere delle cose concrete, con le responsabilità concrete, anche per individuare le possibilità di uscita da questa situazione. E tra le possibilità di uscita, lo diceva già Vittorio prima, c'è quella del togliere i brevetti sui vaccini, perché è vergognoso. Che quello che è il frutto di un sapere collettivo, della ricerca, della crescita del mondo, della gente che ha studiato e che quindi si è arrivati a certi risultati, quello che è il frutto della conoscenza, invece che essere usata per il bene comune, venga appropriato privatamente da qualche multinazionale che lo utilizza per fare profitti. Questo è inaccettabile. E allora già ci siamo dovuti beccare questo Covid che è frutto delle devastazioni ambientali prodotte da uno sviluppo demente. Adesso non è che ci dobbiamo anche beccare che le stesse multinazionali che distruggono l'ambiente sono anche quelli che si fanno i soldi sul fatto di vaccinarci. Bisogna tirar via sta roba qua. I vaccini devono essere pubblici, i vaccini devono essere a disposizione di tutta l'umanità e su questa base va ricostruito un principio Razionale, scientifico, egualitario, solidale tra tutta l'umanità. Per questo vi chiediamo di firmare sia la petizione per avere la commissione d'inchiesta in Parlamento italiano, che sia su tutto l'arco necessario da indagare per individuare le responsabilità di chi ha fatto porcherie durante questo anno e mezzo, e dall'altra vi chiediamo di firmare la petizione su un no profit on pandemic perché. Per affrontare questa pandemia, almeno che non ci sia qualcuno che ci guadagna sulle spalle degli altri. Queste due cose non sono risolutive da sole, ma certo, invece che essere arruolati a fare il tifo da una parte o dall'altra, noi dovremmo tentare di ricostruire un protagonismo da parte della gente che guardi agli interessi del popolo italiano come di tutti i popoli, perché l'interesse che abbiamo è quello di evitare. Di continuare ad essere devastati da questi elementi che noi non controlliamo e poi che qualcuno ci guadagni eh, sulla cura della devastazione. Inquinare e disinquinare, far ammalare e far guarire, non possono essere elementi semplicemente sottoposti ai profitti di qualche multinazionale. Per questo vi chiediamo di firmare e ringrazio ancora. Sia Consuelo Locati sia Vittorio Agnoletto per il lavoro enorme che hanno fatto in questi mesi e che continueranno a fare. Grazie, Paolo, grazie, Consuelo, grazie Vittorio. Eh, io credo, lo dico tutte le volte che facciamo iniziative di questo tipo, io credo che diffondere le informazioni proprio per, come diceva Paolo, ripartire dalla realtà. Sì, è importantissimo, quindi io credo che eh, nel nostro piccolo, questa sera abbiamo fatto, abbiamo fatto una cosa importante per chiedere quella trasparenza che purtroppo non c'è, come è stato detto bene, per chiedere le individuazioni delle responsabilità che come è stato detto molto bene sono paritetiche tra governo e regione, l'abbiamo detto tante volte. E ovviamente invito anch'io alla firma di entrambe le petizioni, sia quella sulla commissione d'inchiesta, sia quella importantissima per chiedere insomma, la, la rimozione dei brevetti sui vaccini. E mi collego a un minuto a una cosa che ha detto Vittorio. Noi stiamo lavorando con i coordinamenti lombardi e territoriali per la difesa della salute pubblica. Alla ricerca di, di ovviamente di contrasto alla legge 23, citata la Vittoria poco fa, e anche alla proposta di sostituzione che arriva dall'assessore Moratti, che se eh, la cosa è allucinante, ma è addirittura peggiorativa rispetto alle situazione selvagge, rispetto alla legge 23. A questo proposito. Oh, Oltre appunto all'invito alla sottoscrizione di entrambe le petizioni, ne approfitto e ricordo che il 23 di ottobre alle 10.30 in Piazza del Duomo ci sarà un'importante manifestazione proprio per mettere in luce eh, la gravità della devastazione data dalla legge 23 e il pericolo che corriamo se eh, verrà votata e approvata questa proposta di modifica addirittura peggiorativa ancora grazie a tutti a tutti a chi ci ha seguito grazie Paolo Vittorio e Consuelo e buona serata grazie ciao grazie buona grazie a tutti okay? e a tutti buona serata grazie ciao ciao, ciao arrivederci